Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Passione Moto e per chi mi vede per la prima volta, io sono Enzo. Benissimo, di che cosa si parla oggi? Oggi, ultimo episodio di questo fantastico strumento che è il CarPlay. Perché dico fantastico strumento? Perché innanzitutto è 7 pollici e poi ha un sacco di funzionalità che vi voglio mostrare. Non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere subito tutti i dati tecnici. Ecco qua ragazzi il nostro schermo, il nostro CarPlay sul banco e prima di iniziare librettino di istruzioni alla mano e praticamente qua ci sono i dati tecnici forniti direttamente in italiano e andiamo a elencarvi un po' di dati. Ragazzi, non sto a descrivervi le prime voci, processore, modulo, computer, connettore, vi dico solo che ha uno schermo 7 pollici, risoluzione 24x5, tocco capacitivo, cioè con quanti canali, basta la versione del dito per attivare l'applicazione, è compatibile con Android e Apple, e la memoria è espandibile tramite la schedina SD, che è consigliabile diciamo da 16 GB al massimo di 256 GB. Le schedine le trovate qui sulla scheda bianco, diciamo così, sulle Andiamo ad accendere il nostro strumento. Io l'ho collegato alla presa USB di un power bank. Perché è staccato dalla moto e di conseguenza per accendere. Benissimo. Schermata principale. Per appaiarlo allo smartphone lo fa già in automatico. Come collegate, diciamo, lo strumento all'alimentazione, quindi si accende. Sullo smartphone, se voi andate a fare la ricerca Bluetooth dello strumento, vi comparirà lo strumento, il nome dello strumento stesso. L'abbinamento, l'appaiamento è in automatico e di conseguenza non dovreste neanche, cioè non dovrete neanche andare a cercare sulle impostazioni se voleste farlo, questo potrebbe esservi anche d'aiuto. Quindi qui ci sono Auto Connect, CarPlay. Andiamo ad associare ragazzi. Allora, c'è il riconoscimento del CarPlay. Sono 4 pin. Va bene. Usa CarPlay. E abbiamo fatto tutto in tempo reale. Ecco qua. Come potete vedere avete la pagina primaria e si può cambiare la pagina primaria, avendo due pallini, con una seconda schermata, che è la secondaria, praticamente dove ci sono le impostazioni, scheda la schedina SD e la connessione Bluetooth al Bluetooth. E qui abbiamo praticamente le varie funzioni. Iniziamo con quello che troviamo, diciamo, sulla pagina principale, quindi il volume e la luminosità. La luminosità si può regolare in automatico. A questo punto io ho attivato sul cellulare, che non posso farvi vedere perché è quello con cui sto facendo questa ripresa. Quindi ho attivato il mio Bluetooth. E diciamo si è automaticamente connesso con il CarPlay. Praticamente la schermata del mio cellulare in parte, non tutta, sullo schermo del CarPlay. Da qui posso scegliere le varie impostazioni, quindi l'aspetto che è in automatico, l'aspetto diciamo così è sempre scuro. Mostra sempre mappe scure, ci sono varie opzioni. Io ad esempio ho scelto automatico e quindi ci sarà la possibilità di avere l'illuminazione che ve la consiglio perché col sole praticamente voi vedrete sempre lo schermo, come vi ho fatto vedere nel video che vi ho messo, vi metterò in descrizione qui, e praticamente
alla sera, quando dopo un certo, diciamo, quantitativo di luminosità esterno, lo schermo si scurisce automaticamente. Quindi ho scelto questo. Ritorniamo alla schermata principale, quindi automatico. Tornando sulle impostazioni, che ce l'avete l'iconcina sia qua che qua, e ci sono le varie opzioni, tipo lo sfondo, voi potete scegliere lo sfondo iniziale che vi piace di più. Torniamo su impostazioni, e questo è per non, o torniamo indietro sul tastino, sul digitiamo l'impostazione in alto, oppure direttamente qua. Allora, l'ultima voce, mostra copertina. Questo sinceramente, ragazzi, non so cosa sia. Digitando qua si esclude. Non riesco proprio a capire che cosa possa essere. Comunque, lo riattiviamo. Tornati sulla pagina, diciamo così, delle applicazioni, andiamo a digitare quest'iconcina qua, che vi porta alla visione multipla dello schermo, cioè vedrete sia la navigazione che la riproduzione, sia voce, quindi per scelta io non ho, diciamo così, la navigazione vocale, nel senso che non ho i suggerimenti dal CarPlay. Potete attivarli, quindi ritorniamo sulla pagina home, perché vi sto facendo, ragazzi, tutto questo qua, tutta questa cosa in diretta, ma è collegato al cellulare, quindi è facile che toccando qualche tasto parta o qualche chiamata o parta riproduzioni varie musicali, che appunto questo non c'entra niente, io non ho questo tipo di piattaforme, quindi altre istruzioni, cioè altre, non sto a ripetermi, la customizzazione ve la dovete fare voi con diciamo libretto di istruzioni alla mano, anche perché il libretto di istruzioni comprende la schermata iniziale, come vi si presenta appena la prima accensione, l'appaiamento e come si fa con il Bluetooth, quindi tutta una serie di dati per i vari sia Android che iOS. Avete un qualcosa come circa più o meno una quindicina di pagine, da pagina 62 a pagina, lo dico subito, 79. Quindi ci sono tantissime pagine per il vostro utilizzo. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto e vi è stato utile, un bel pollicione in su. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Cliccate anche la campanellina che è lì sotto, anzi da questa parte, la campanellina, iscriversi qua, campanellina di là. Non mi rimane che salutarvi, rimandarvi a un prossimo video, magari anche in garage. Perché no? Un ciao, bye, al prossimo video. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.